secolo in via Topazio. Ora buonasera a tutti quanti ai nostri ascoltatori e ai nostri utenti, benvenuti sul canale della Federazione Italiana di Sport Rotellistici. Buon sabato sera da Grosseto alla pista Mario Parri. Si affrontano per l'undicesima giornata di campionato il circolo pattinatori Grosseto e l'amatori Vasken Lodi. Saluto da Fabio Lubrani, con me alle riprese Beatrice Ovelli, e si occuperà della messa in onda delle sovrimpressioni della grafica Valentina Nesi. E passerei, visto che stanno appena entrando in campo le formazioni, a dar conto delle squadre che questa sera si affronteranno quella che è l'ultima gara interna del circolo pattinatori Grosseto per la stagione 2024. Circolo pattinatori Grosseto che nella prima, diciamo così, nella prima parte di gara, come potete vedere, è schierato sulla sinistra del vostro schermo. Stasera divisa bianca con inserti rossi per la squadra di Massimo Mariotti. Sta facendo ingresso in campo l'amatori Vasken Lodi. Saluta il pubblico presente con la divisa con i colori sociali, maglia giallo-rossa, calzettoni e pantaloncini rossi per il Lodi. È una delle grandi di questo campionato, a breve distanza dal Forte dei Marmi. I giallorossi questa sera cercano punti importanti qua a Grosseto. Grosseto settimo con 14 punti. La formazione di Massimo Mariotti ha dato del filo da torcere nell'ultimo turno, nella decima giornata, al Trissino, uscendo battuto per 4-2, poi soltanto negli ultimi minuti del secondo tempo proverà questa sera a rendere difficile la vita ai giocatori di Pierluigi Bresciani. Formazione giallorossa agli ospiti, quindi sulla destra del vostro teleschermo, mentre vedete adesso nella personalizzata realizzata adesso con i capitani e gli arbitri della serata sono Matteo Galoppi e Vincenzo Marinelli. Andiamo alla lettura della formazione giallorossa. Pierluigi Bresciani a disposizione, portieri Grimalte e Porchera, i giocatori di movimento Giovannetti, Faccin, Bailon, Fernandes, Nandini, Antonioni, Bozzetto, Compagno e Porchera. Sentiamo, mentre legge le formazioni lo speaker, anche l'incitamento del pubblico, soprattutto di fede giallorossa, gruppetto di tifosi scesi da Lodi e che sono, come al solito, ben rumorosi, piazzati all'estrema destra del piccolo impianto maremmano. La formazione maremmana adesso inquadrata da Beatrice Uvelli. Mister Massimo Mariotti non ha problemi di formazione, quindi con i portieri Fongaro e Irace, a disposizione i giocatori di movimento Barragan, Saavedra, Cabiddu, De Oro, detto i Tonci, Paghi, Sigliero, Cairo e Giabbani. E quindi siamo pronti per trasmettervi i primi 25 minuti in questa diretta dell'undicesima giornata di campionato. Palazzetto rumoroso, non estremamente gremito, la temperatura a Grosseto è bassa, molto bassa per gli standard della cittadina maremmana.
ma come al solito non mancherà l'incitamento dei tifosi di casa, mentre sentite il rientro appunto della tifoseria organizzata del Lodi. Si scalda il clima con i tifosi del Lodi che si producono in canti propiziatori per la propria formazione. Ma pronti a raccontarvi i primi 25 minuti. Allora, sulla sinistra, come detto, la formazione grossetana. Divisa bianca in certi rossi, Fongaro in porta. Nel starting five vediamo capitano Saavedra, che anche in questa gara comincia con la maschera protettiva per la frattura al naso che oramai da tempo si trascina dietro. Baragan sul punto di battuta insieme a Sighiero e De Oro. Questo è il quintetto iniziale della formazione di casa. Bresciani sceglie Nadini, vediamo sul punto di battuta per il Lodi che comincerà, che sarà la formazione giallorossa a battere il via l'incontro. Con Nadini e Rodriguez sul punto di battuta comincia l'incontro, conclusione dalla distanza di Compagno. Nadini va a portare il pressing offensivo, la conclusione sull'esterno della rete del numero 9 del Lodi. Crossing subito alto. E Nahera era andato a portare il raddoppio, ma c'è l'intervento del direttore di gara. Possesso Lodi, amatori Lodi, Fernandes. Circolazione di palla per la formazione giallorossa, 20 secondi per la fase d'attacco. Fernandes ancora, no niente, ancora si riparte dal centrocampo. Ora lo scatto di Fernandes a puntare la porta di Fongaro, fa buona guardia e risale il Tonci. Che porta palla, De Oro lascia Sighiero. Baragan per De Oro. Prima azione manovrata della formazione di casa, però sul pressing di Compagno c'è l'infrazione di tempo e dunque Lodi che si impossessa della sfera. Termina a terra Baragan, intervento del direttore di gara, vedo il tavolo tecnico però è spento, il tavolo del cronometrista è spento, da quello che vediamo fallo assegnato a favore del Grosseto, quindi primo fallo del Lodi. Sì, c'è un problema di luci al tavolo tecnico che risulta spento, mentre il tabellone luminoso è in funzione. Raccontavamo di questo problema, c'è il fallo che permette la prima opportunità dell'incontro per la formazione maremmana, con De Oro che proverà a realizzare il tiro del rigore ed è De Oro, il Tonci, che porta in vantaggio il circolo pattinatori Grosseto realizzando il tiro piazzato. Realizza De Oro, vediamo. Il 2007 Tonci De Oro.
Vantaggio della formazione di casa. Gol a freddo, mentre diciamo così stavamo parlando più o meno dell'avvio di gara, piuttosto abbottonato per ora. Quindi prima occasione chiaramente per il Grosseto, non si è lasciato sfuggire l'opportunità di portare in vantaggio la squadra di casa. Il Tonci che realizza quindi il gol dell'1-0. Ora il Lodi che va con Hera, finta si allarga dietro la porta di Fongaro, lo controlla Sigliero dalla distanza, il passaggio a cercare un compagno, recupera De Oro, e De Oro che è autore del gol, che prova ad andare in slalom, è ottima l'opportunità per il Grosseto che mantiene il possesso, si porta avanti con Baragan, poi viene chiuso da Rodriguez. Grosseto 1 Lodi 0 in questo avvio di partita, la rete realizzata da De Oro, grande conclusione di potenza di Rodriguez che trova attento Fongaro, lo stesso Rodriguez, e poi il tiro dalla distanza che trova l'incrocio opposto e il pareggio. Gol realizzato dal Lodi, 1-1. La rete di Nahera, vediamo anche dal replay, ci dovrebbero essere pochi dubbi, vediamo un po'. No, la rete di Compagno, aveva fatto cenno col numero 77, non con il 7, e allora è Compagno, abbiamo visto anche dal replay, l'autore del pareggio. Quindi vantaggio e pareggio immediato del Lodi. Allora Compagno che riporta sull'1-1 il Lodi. Tiro dalla distanza che si insacca, un palo opposto alla destra di Fongaro. La protesta della panchina del Lodi, c'è qualche animo che si scalda, la panchina del Lodi va a chiedere anche qualche cartellino, esce anche Grimaldi dalla porta, il direttore di gara mi sembra tuttavia intenzionato a far ripartire con una punizione a favore del Lodi sul secondo fallo di squadra commesso dal Grosseto. Pochi secondi per andare alla conclusione, 5 secondi con intanto il cartellino blu è per Davide Nadini col, dopo la conclusione che non aveva prodotto effetti. Proteste dei giocatori del Lodi per quello che era successo a metà campo, un intervento che ha scatenato le proteste della panchina soprattutto. Cartellino blu per Nadini che in realtà poi era in panchina a questo punto. Van Panca puniti, Lodi con comunque
5 giocatori di movimento, 5 giocatori in totale, scusate, 5 giocatori, quindi non c'è inferiorità per la formazione giallorossa, quindi niente da segnalare se non un crescente nervosismo. Ora lo scatto di Cairo, Cairo che ha fatto tutto bene, poi si è portato sotto la porta di Grimaldo, ha trovato ostruito lo specchio della porta, non è riuscito a raddoppiare per il Grosseto. Buona opportunità per il giovane giocatore del circolo pattinatori Grosseto. Saavedra, capitano del Grosseto, che ci va a cercare lo stesso Cairo, si torna a metà campo per Baragan, la pallina allontanata, lasciata da Fongaro. Cambia il possesso, gli arbitri fischiano 5 secondi di infrazione sull'uscita dalla difesa di Lodi quando stiamo per entrare nel quinto minuto di gioco. Uno pari a De Oro, ha risposto compagno. Rubata a metà campo, Saavedra, De Oro, intervento del direttore di gara che torna sull'intervento subito da Cairo, secondo fallo anche per il Lodi, punizione per il circolo pattinatori Grosseto. La pallina che schizza nella panchina del Lodi, è toccata da un giocatore del Lodi e quindi possesso ancora del Grosseto. Sale Baragan, lascia Saavedra, Baragan scappa via dopo aver portato il blocco, allora si torna da Cairo, Saavedra in posizione bassa, De Oro al problema di girarsi si rifugia su Baragan che pressato perde il possesso con l'inversione viene battuta adesso e Lodi torna in possesso con il compagno, alza la pallina, fallo in attacco. Dunque il Grosseto che riparte, Tonci ha provato a innescare Saavedra per la deviazione di prima intenzione, Saavedra ha chiuso da due giocatori nell'angolo, ora c'è spazio per correre per il Lodi, si chiude la difesa della squadra di Mariotti, compagno sale dalla parte opposta, va dietro la porta, c'è Fernandes ancora dietro la porta di Fongaro, conclusione dalla distanza, la deviazione sotto porta di compagno, sembrava battuto Fongaro, in realtà la pallina viene recuperata dalla difesa del Grosseto e Filippo Fongaro va a sistemarsi le protezioni. Uno pari. Andiamo a rivedere il pareggio della formazione del Lodi, quella che è stata un'azione che ha visto concludere dal vertice dell'area Francesco Compagno. Sentiamo i cori dei tifosi del Lodi mentre riparte l'incontro con la pallina servita a Baragan. Nulla di fatto per l'attacco del Grosseto. Ed è Nahera che fa salire il Lodi oltre la metà campo. Conclusione
Linaera che è stata bloccata da Saavedra. Saavedra riconoscibile perché gioca con la maschera protettiva del naso oltre la fascia di capitano del Grosseto. Dentro la porta di Fongora a tentare di smistare la pallina all'intercetto di Cairo. Cairo 2 contro 1, Cairo Barragan e ha provato a colpire sul palo largo, non trova la porta, il numero 88 è Francisco Barragan. Buona opportunità, ripartenza 2 contro 1, rapido lo sviluppo di questa azione del Grosseto. Osserva pensieroso Massimo Mariotti in panchina. Pallina persa e rimpallata che diventa un assist per Fernandes. Lodi in possesso, conclusione insidiosa e poi la parata che si allunga su Faccin. Ora il Lodi in forcing dopo aver riconquistato il possesso. Scambio per Nahera che si arresta lato corto dell'area di rigore, torna ai suoi passi Fernandes che scatta, resta fermo sui pattini Barragan. Allora è Cairo a far partire nella metà campo avversaria, tentativo di attacco subito rintuzzato dai giallorossi, conclusione deviata. Il tiro di Compagno va oltre le protezioni, riprenderà ancora il Lodi che torna in campo. Sigliero, primi cambi, abbiamo sentito prima della conclusione di Faccin che era entrato da poco. Infrazione, fallo d'attacco del Lodi. Cambia dunque il possesso. Tonci per la ripresa. Grosseto. Barragan che è raddoppiato, poi torna sui suoi passi, mantiene il possesso. Una Veronica si scambia con Sigliero. Sigliero va da Saavedra. Barragan ha provato la conclusione di prima intenzione, poi c'è la recuperata di Fernandes. Ma c'è anche l'intervento del direttore di gara che ordina una ripresa di gioco, una palla a due. Saavedra recupera dalla difesa, fa salire i suoi giocatori, i compagni di squadra di Capitan Saavedra. Tentativo di innescare Tonci che è chiuso, 3 contro 3 in ripartenza. Perde la il bastone Saavedra e poi la conclusione di Compagno. Fongaro che fa attenzione e protegge sul primo palo dopo il tiro di Compagno. Gioco interrotto, Sigliero accusa un fastidio dopo che nella fase difensiva era volato via un bastone in area grossetana. Fa il suo ingresso in campo, primi minuti questa sera anche per Stefano Paghi. E c'è Morgan Antonioni che è entrato in campo per il Lodi e gol regolare per il Lodi che passa in vantaggio. La rete praticamente realizzata entrando in porta direttamente da parte di Compagno che raddoppia. Questa fuga ha fatto passare la pallina Compagno sotto il braccio destro di Fongaro. Avremo opportunità magari di rivederlo con più calma dopo. L'abbiamo riproposto rapidamente in replay, quindi ha mantenuto la pallina larga Compagno, poi è andato ovviamente a franare addosso a Fongaro terminando anche all'interno della porta del Grosseto. Pallina
che per la seconda volta finisce in fondo al sacco, quindi lodo in vantaggio a Grosseto con la doppietta di Compagno. Interviene il direttore di gara mentre c'è il primo time out di serata ed è chiamato da Massimo Mariotti con i suoi sotto di 2-1 da pochi secondi passati in svantaggio. Andiamo a rivedere in questo time out l'azione che ha portato un vantaggio il Lodi, quindi lo vediamo con la pallina che passa sotto, lo rivediamo anche bravura di del giocatore, poi salta al portiere ma termina praticamente in rete dopo aver accompagnato prima la pallina oltre Fongaro. E quindi al vantaggio di De Oro ha risposto Francesco Compagno con una doppietta. Sono passati 10 minuti di gioco di questo primo tempo. Lodi 2, Grosseto 1. Ripresa del gioco con il possesso pieno che comincia per gli uomini di Bresciani. Nahera dietro la porta di Fongaro. Conclusione centrale di Faccin bloccata dal portiere del Grosseto. Si riprende con la palla scodellata. I due a contendersela. Alla meglio Grosseto. Baragan che deve pulire il possesso dalla difesa salendo. Si appoggia su Paghi. Saavedra che ha tolto la maschera di protezione. Vediamo, Saavedra soffre un problema al naso oramai da alcune settimane. La parata sul tiro di Compagno, l'intervento poi spazza con Paghi che trova Grimalt a negargli la gioia del pareggio sull'assist col dai e vai per De Oro. Ottima la costruzione con l'1-2 De Oro Paghi. Grimalt blocca, praticamente si catapulta a terra, quindi blocca il tentativo del giocatore grossetano e si resta sul 2-1 per il Lodi. Circolazione di palla per gli uomini di Bresciani. La conclusione tentata è fuori misura. Nulla di fatto per questo attacco, prova a replicare il Grosseto che ora è sotto di un gol dopo essere passato in vantaggio grazie alla rete di De Oro. Paghi va a verticalizzare per De Oro, De Oro è costretto a giocare spalle alla porta, si ferma il Tonci, sale Paghi, Paghi ha cercato il capitano. Deviazione volante per Saavedra. Il tocco, c'è un tocco se non vado errato di un giocatore del Lodi. Si resta con 18 secondi, quindi c'è tempo per lo sviluppo dell'azione. Possesso Grosseto. Dalla lunga distanza al tentativo che diventa un errore di Alberto Cabidu che poi nella copertura va a commettere fallo in aria. Non si fa pregare il giocatore del Lodi che vola su questo colpo subito sulle gambe, vola a terra e dunque la massima punizione è concessa a favore del Lodi che era batterà un rigore con Faccin
tentativo di realizzazione affidato a Faccin, Fongaro la parata, poi la schiacciata vincente. Il terzo gol, questa volta realizzato da Alessandro Faccin, che si è fatto da prima respingere il tiro da Fongaro, poi a domestica fa rimbalzare la pallina praticamente sul bastone, poi la volley la spedisce alla sinistra del portiere. Passeggia perplesso Massimo Mariotti. Terzo gol del Lodi. Proseguo con Saavedra, che prova un'iniziativa personale, trova il portiere a respingere, replica del Lodi. Lodi in vantaggio di due lunghezze, allungato adesso con il rigore di Faccin, respinto e poi ribadito in rete. Dieci secondi per completare l'azione d'attacco. Lodi sul lato corto dell'area, dietro la porta, termina il possesso. Scaduti i 45 con la pallina che muore in possesso di Lorenzo Giovannetti. Pressing per impedire la rapida uscita dalla difesa, riesce Saavedra a superare la metà campo, si va da De Oro che scambia con Cabiddu, autore del fallo da rigore. Ora Saavedra 20 secondi, Cabiddu ancora riesce a mantenere il possesso, non riesce nella girata. De Oro dietro la porta di Grimaldi. Cabiddu solo per un attimo, recupero della difesa dell'Odi, Antonioni, poi si appoggia la formazione di Bresciani, supera la metà campo. Tre per chi attacca, uno per chi difende. Abbiamo superato la metà del primo tempo. Time out chiesto dalla panchina di Pierluigi Bresciani. Alla prossima interruzione le squadre torneranno nelle rispettive panchine. Pochi secondi ancora per chiudere l'azione d'attacco con Lodi che ci prova dalla distanza con Antonioni. E Saavedra ha avuto l'opportunità di cercare sul palo alla sinistra di Grimalt, non inquadra la porta. Opportunità con una ripartenza rapida di Pablo Saavedra, si resta sul 3-1. Festeggiano i tifosi del Lodi, andiamo a rivedere quella che è stata l'opportunità che ha consentito al Lodi di sbloccare anche dal, diciamo, non dal dischetto, di far sbloccare anche Faccin. Rigore sul quale si era opposto Fongaro. Poi è bravo Alessandro Faccin a controllare dopo la respinta un po' troppo lenta, il tentativo di intervento da parte della difesa che deve correre dalla parte opposta del campo. I giocatori sono disposti tutti al limite dell'area avversaria e Faccin batte Fongaro ed è il terzo gol del Lodi.
e si riparte ancora con il Lodi in attacco. Schiacciata proprio nella diciamo così, a protezione della propria area la formazione di Massimo Mariotti, tentativo non molto pericoloso, recupera Paghi, poi la prova ad allungarsi su Saavedra che addomestica la palla, si va da De Oro, Cabiddu sul lato sinistro non riesce a liberarsi dell'avversario, ora si va da Paghi, la conclusione respinta, ancora Paghi per Cabiddu, nuova opportunità per la formazione maremmana. De Oro osserva compagni, lascia Paghi, Cabiddu, palla vagante recuperata da Stefano Paghi, Saavedra scende e va a provare a imbastire lui l'azione. De Oro scambia ancora una volta con Saavedra che è costretto a girare alla larga, ancora 15 secondi per la fase d'attacco. Saavedra lascia Paghi, Paghi va a alzare la pallina, allontanata Cabiddu, alza la pallina allontanata da Grimalt, quindi a zero al cronometro. E allora ancora De Oro, Saavedra che va a cercare Cabiddu ma viene dato il fallo ai danni del giocatore maremmano, è commesso da Lorenzo Giovannetti, è un fallo da rigore per il direttore di gara, quindi sarà rigore per il circolo pattinatori. Ci sono le proteste dei giocatori giallorossi, soprattutto del vice capitano Antonioni. Allora opportunità per il Grosseto di accorciare le distanze e con De Oro sul punto di battuta contro Grimaldi. De Oro che ha realizzato la prima rete della serata. Respinta da Grimaldi, De Oro, e c'è uno scambio poco simpatico fra Gaston De Oro e Grimaldi al termine dell'azione d'attacco del Grosseto. Ora recupera il Lodi, quindi adesso fase d'attacco dei giallorossi. Il Grosseto che ha beneficiato di un rigore non trasformato dal Tonci. Conclusione smorzata, Cabiddu innesca subito Saavedra per Stefano Paghi al centro, tentativo di conclusione con Grimaldi che va a terra dopo il dopo la scaramuccia precedente, c'è il rosso combinato, mi sembra un doppio rosso con Grimaldi che ora marca stretto l'arbitro perché chiede, era rimasto sicuramente a terra per ultimo Grimaldi, e sullo scontro con De Oro i due si erano detti qualcosa, sicuramente non posso reggere il labiale di Grimaldi da sotto il caschetto, ma sicuramente De Oro dopo aver fallito il rigore è andato a dire qualcosa al portiere del Lodi. Sullo sviluppo dell'azione seguente i due e vengono a contatto in area di rigore praticamente sulla porta,
Ora c'è anche qualche scambio di battuta anche con i tifosi del Lodi, ma mi sembra tutto abbastanza normale, non c'è nessuna animosità per quello che abbiamo visto. Comunque è una situazione piuttosto particolare che vede soprattutto protestare la panchina giallorossa. Credo che è stata la decisione dell'arbitro, credo sia stata un salomonico rosso per parte. Quindi però di questo ora dobbiamo un attimo consultarci, vediamo un attimo con l'aiuto delle indicazioni che ci giungono dal tavolo. Allora, il rosso per Grimalt basta, però per quello che abbiamo visto. Quindi c'è solo il rosso per Grimalt, sembrava avesse anche allontanato De Oro. E allora in porta Riccardo Porchera contro Pablo Saavedra. Che finta il tiro, palo di Saavedra. E Saavedra colpisce il palo. Allora, ora sento direttamente dalle mie orecchie, dal tavolo, la protesta sulla presenza in campo. Cioè, la situazione è piuttosto agitata, dunque. Però sinceramente mi resta difficile capire le proteste adesso e anche la situazione che effettivamente si sta agitando, direi anche eccessivamente, oltre quello che è il tono sportivo della serata. Comunque, allora torniamo ai fatti, c'è Grimalt espulso, il portiere del Lodi espulso con cartellino rosso, e quindi dopo il fallo dal rosso, il tentativo di Saavedra che è stato respinto dal palo, e allora la formazione di casa che è in power play sotto di due reti, ma con un giocatore di movimento in più. Pallina che schizza fuori. Sarà recuperata dal Grosseto. Ho sentito chiaramente la Roseto che attacca. De Oro, paghi dalla distanza. Parata. De Oro, paghi. De Oro, Saavedra con il pattino. Saavedra chiuso
ancora la palla disponibile, Paghi, rapido lo scambio e poi il tentativo di Saavedra ad alzare col tocco che rimette la pallina gioco nelle disponibilità del Grosseto. De Oro, Sigliero De Oro, conclusione intercettata sulla linea del passaggio, recupera il Grosseto, Paghi, Saavedra alzata, continua la situazione di power play. Sigliero, Paghi, scambi rapidi, De Oro, Sigliero, De Oro, conclusione deviata da Saavedra in gol, è il gol di Saavedra che corona questo power play. Allora, seconda rete di serata per il Grosseto. La deviazione di Saavedra. Ricordiamo, fuori Grimalt per cartellino rosso. Approfitta del prolungato power play la formazione Maremara, dopo tanto cinger d'assedio, Saavedra ha trovato la deviazione. Lodi in vantaggio 3-2. Fischiati i 10 secondi, ma c'è time out, 10 secondi se non vado errato, fischiato la frazione di possesso, time out chiamato da Massimo Mariotti. Una partita che si è scaldata fin troppo sinceramente con le proteste, ma anche in campo, e che vede adesso Riccardo Porchera tra i pali del Lodi. Risultato di 3-2 per la formazione giallorossa. Ne approfitto quindi per rivedere sul tiro di De Oro la deviazione, il tocco di Saavedra. 5 scambiato dalla formazione, dai giocatori di Mariotti, per il secondo gol di serata del ciclo pattinatori, in mezzo alle distanze. Lodi in vantaggio di un gol, privo del proprio estremo di Valentin Grimaud. La ripresa per il Grosseto. Saavedra raddoppiato nell'angolo, lascia dalla difesa a Lodi. Compagno autore di una doppietta questa sera, Nahera punta e poi allarga per Fernandes, mantiene il possesso, 20 secondi per l'attacco del Lodi. Fernandes dietro la porta, il dribbling, uno scarto secco, entra in area Compagno, chiuso da Stefano Paghi. Allora Saavedra sale, la pallina è alta per Sigliero, poi c'è anche l'intervento del direttore di gara.
Quindi nulla di fatto su questa ripartenza rapida dei padroni di casa. Nahera. Non c'è spazio, ancora sulla da Compagno. Compagno si accentra in qualche maniera e Baragan che gli sradica la palla. Paghi, serve a Compagni, riceve da Sigliero, va da Saavedra. Sigliero e va a terra e Compagno si allarga il gomito e va a terra spingendo via Sigliero. C'è anche qualche tifoso che si alza alle proteste, fallo abbastanza evidente. Animi in campo che però restano questa volta pacati e fallo per il Grosseto, battuto, si torna da Barragan che allunga. Saavedra ha provato a ribadire, poi esce sulla fascia e va però a servire involontariamente il numero 77, Compagno, che va giù. Però si tratta di taunting, come dicono gli inglesi, quindi di una simulazione. Cartellino giallo, quindi un richiamo per Compagno, ammonito su questo così, tentativo di ingannare il direttore di gara, che era proprio appostato sotto il tavolo del cronometrista. Si resta sul 3-2. .38 da disputare con il Lodi in vantaggio per 3-2. Attacca il Grosseto con il tentativo di Sigliero. Paghi dalla distanza, c'è un intervento sul tiro di Stefano Paghi, quindi la ripresa per il Grosseto dopo che la pallina è uscita dal terreno di gioco. Problemi di circolazione di palla, ha perso il possesso e ora appannaggio del Lodi. Tentativo di Nahera, che ha visto un po' di spazio sulla destra di Fongaro, non ha inquadrato la porta. Intelligente il tentativo chiaramente a cercare l'uomo smarcato sul lato opposto dell'area. Saavedra con la corsa a servire Baragan. Paghi è costretto a tornare sulla, sui propri passi per liberare, recupera il Lodi. Ora Compagno facendo ai suoi di giocare con calma, di mantenere la posizione. Non c'è ancora possibilità di correre, si va a cercare la parte opposta con la rubata del circolo pattinatori. Azione che si perde, Fernandez in diagonale, poi una palla rimpallata addosso a Antonioni, ma recupera ancora il Lodi. Un minuto al termine. Nahera si allarga, seguito da Saavedra, va dietro la porta di Fongaro. 10 secondi per l'azione d'attacco, scambia con un Compagno, prova l'alza e schiaccia, che è vincente l'alza e schiaccia, il gol del Lodi con la rete numero 4 di Compagno. 40 secondi, alza e schiaccia di Compagno, 4-2. Gli allunga il Lodi.
terzo gol stasera per Compagno. Lo stesso Compagno che adesso mantiene il possesso e va a appoggiarsi a Fernandes. Compagno allarga, prova sul palo difeso da Fongaro che chiude. Paghi che battaglia con Fernandez, palla a favore del Lodi, mancano pochi istanti, una manciata di secondi, vediamo se sarà l'opportunità per andare a concludere. Ultima azione del primo tempo. Il doppio tentativo con la parata sul tiro di Nahera. Saavedra poi ci prova proprio in chiusura sulla sirena della fine del primo tempo. Primo tempo ricco di episodi, finisce così 4-2 per il Lodi questa prima frazione. Tre reti di Compagno, una di Faccin, che è ballato dalla prima rete di De Oro, da quella di Saavedra. Allora, per il primo tempo è tutto, noi ci interrompiamo con la cronaca, vi lasciamo un attimo qua con la nostra diretta, ci rivediamo fra 10 minuti per raccontarvi questi secondi 25 minuti di gioco qua dalla pista Mario Paolo.
Torniamo in diretta per la cronaca dei secondi 25 minuti dell'incontro fra ciclopattinatori Grosseto e amatori Vaschia Lodi, che vede la formazione del Lodi in vantaggio per 4-2. Protagonista di serata è Francesco Compagno, autore di una tripletta, ha realizzato quindi 3 dei 4 gol della formazione giallorosa. Formazione giallorosa che è apparsa tutto sommato nel primo tempo superiore, ma particolarmente nervosa. Ne ha fatto le spese Valentin Grimold, il portiere della squadra di Pierluigi Bresciani, che ha rimediato un cartellino rosso nella seconda metà del primo tempo con i suoi in vantaggio per 3-1. Dall'altra parte dopo il vantaggio di De Oro, tanta sofferenza, e poi il gol in power play realizzato da Pablo Saavedra per il parziale di 3-2. Poi in chiusura di primo tempo anche l'Lazio schiaccia di Compagno, come avevamo detto, ha realizzato 3 reti in questa nella prima frazione. Ora siamo pronti per la ripresa, si coprono dal gran freddo i panchinari biancorossi, comincia il secondo tempo. Secondo tempo che auspichiamo sia interessante per chi guarda. Tanto un intervento su Sigliero che resta a terra. Attacca il Lodi, Sigliero si rialza dalla parte opposta, poi c'è l'intervento del direttore di gara. Colpo col bastone. Diciamo che l'ambiente non si è raffreddato nemmeno dopo l'intervallo. Un primo tempo tutto sommato godibile, poi rovinato però dagli atteggiamenti che sono costati, diciamo, il rosso a Grimaldi. Ma sinceramente nervosismo e tante proteste, soprattutto da parte della panchina dell'Odi, che a lungo, insomma, si è sentita danneggiata dalle decisioni prese questa sera. Comunque l'Odi in doppio vantaggio, pur privo del proprio portiere, ma doppio vantaggio per la formazione che attacca. Ora c'è l'intercetto di Sigliero, Barragan allarga per De Oro, conclusione respinta, tentativo in solitario da parte di Antonioni. Saavedra torna sui suoi passi, Barragan chiuso da Nahera, tutto regolare, giocano in due Nahera e prova a battere Fongaro dopo averlo spostato. Fongaro riesce con le protezioni a mantenere inviolata la porta. Ancora Lodi, Antonioni, ancora il Lodi, Fernandes viene da dietro De Oro dopo che il numero 9 si era sbilanciato. Azione sotto la nostra postazione del Grosseto, che cerca di liberare al tiro De Oro, si va da Saavedra. Il
contropassaggio il preciso per Barragan. Si scalda il pubblico, sarebbe anche, abbiamo visto anche il presidente del Grosseto, imprecisioni gratuite queste che vanificano quello che poi è l'intento della formazione di casa, cioè quella di ricucire il vantaggio che ha creato il Loti nel primo tempo. Sigliero a pulire la difesa, si appoggia a Tonci. De Oro supera la metà campo in questo momento. Barragan offre a Saavedra, è chiuso, un raddoppio sul capitano, sponda per Sigliero. Si va da Saavedra nell'angolo opposto, 20 secondi per l'azione d'attacco del Grosseto. De Oro, il tentativo per la spizzata di Sigliero, riesce a toccare col bastone. Ora tocca a Lodi ad attaccare, lo fa con questo tentativo vincente con il gol di Compagno. Quaterna, visto che siamo sotto Natale, quaterna di Compagno che fa tutto da solo, va sulla sinistra, poi con un colpo da biliardo. Vediamo, va a infilare ed esultare sotto la postazione dei tifosi giallorossi. Quinto gol di Compagno. Resta a terra adesso il giocatore del Grosseto, c'è la richiesta dell'intervento del direttore di gara. Intervento sanitario. C'è Sigliero a terra, probabilmente un problema alla mano. Si rialza Sigliero, forse anche alla bocca. Grazie alle riprese di Beatrice Ovelli, vediamo che si tocca al labbro, il giocatore è sconsolato, scuote la testa. Va in panchina Sigliero, che sarà attenzionato dalle cure dello staff medico. Vediamo che si tocca la bocca. L'arbitro fa ripartire col possesso che era a favore del Lodi. Antonioni. L'azione di palla con pochi secondi a disposizione per andare a concludere, terminano i secondi a disposizione dell'attacco del Lodi. Dopo lo scadere dei 45, quindi deve riprendere, far riprendere dalla posizione corretta il direttore di gara. De Oro alza la pallina, va in gol. Gol di Cairo. E il gol di Cairo. Dovrebbe essere gol di Cairo, che è intervenuto in questo tiro.
da quello che abbiamo visto. Rete assegnata a Cairo su questo tentativo all'arma bianca del Grosseto, questa pallina in aria con tante maglie, la deviazione è di Cairo che mette fuori causa il portiere del Lodi. Lodi comunque in vantaggio ancora di due lunghezze e in fase di attacco 10 secondi per andare a chiudere l'azione per i giallorossi. La pallina che va nell'angolo ora è recuperata da De Oro. De Oro deve correre via, va a allungare verso Cairo, autore del terzo gol di serata del Grosseto. Scambia De Oro con Barragan, Barragan torna sui suoi passi, gira ancora per Cairo. Prova ad accentrarsi, non ci sono compagni su cui appoggiarsi, allora si torna indietro. Barragan conclude, la pallina che trova il guantone di Porchera. 7° fallo di squadra del Lodi. Sul punto di battuta Cairo che lascia Saavedra. De Oro, il Tonci gira per Barragan. 5 secondi, vediamo la conclusione dalla distanza. Il fallo di Cairo sull'uscita dalla difesa di Compagno, che questa sera ha realizzato 4 dei 5 gol dei suoi. Massimo Mariotti ne ha approfittato per dare un paio di indicazioni ai suoi ragazzi sulla posizione da e sulle giocate da effettuare. Lodi ancora in vantaggio per 5-3, quindi più 2 situazione di palla. Grosseto che si stringe tutto davanti alla propria area. Conclusione dalla distanza di Compagno, trova Fungaro, ancora possesso Lodi, perde la pallina dietro la porta di Fungaro ma è mantenuta dal Lodi che si appoggia a Nahera. Ancora tutto chiuso il Grosseto, va che non esce sulla circolazione dei giocatori bresciani. Antonioni e poi conclusione di Compagno dalla distanza. Poi si scontrano i due giocatori del Grosseto e consegnano ancora la palla al Lodi con Fernandes che non riesce poi più a giocare la pallina. Termina il tempo per l'attacco. Allora riparte il Grosseto con un'azione pulita dalla difesa. Vediamo l'attacco portato da Saavedra che si autolancia, siamo nell'angolo, Antonioni, poi c'è il raddoppio di Cairo ma riesce a superarlo. Fernandes mantiene il possesso con grande proprietà il Lodi, siamo dalla parte opposta con Nahera. Prova nuovamente a chiudersi tutto in difesa, poi Fernandes va con le protezioni, con la spalla Fungaro, oppure al tentativo il portiere del Grosseto. Fernandes, Nahera che osserva i compagni
l'accompagno per Antonioni. Nahera non trova spazio, l'attacco del Lodi prosegue veramente la subada. Fongaro allontana, più rapido lo stesso Antonioni a recuperare il palla, allora compagno che prova ad accentrarsi, palla sul fondo, si combatte nell'angolo De Oro. De Oro supera la metà campo, va alla conclusione dalla distanza, prova un tentativo di pressing offensivo, recupera Cairo, quindi col Grosseto che recupera in fase d'attacco. Vediamo De Oro, lascia a Saavedra, ancora il Tonci, il Tonci in aria, arriva ma non riesce a mantenere il controllo, quindi compagno, chiusa la difesa del Grosseto. Allora Saavedra, è De Oro, è buona la conclusione ma non inquadra la porta. Tappa più due per il Lodi che si porta dalla metà campo con Fernandez. Va Nahera,25 secondi per l'attacco degli ospiti. Fongaro allontana la pallina, Antonioni se ne impossessa, pallina che schizza, Fernandez va a terra, tentativo di protesta perché c'era stato un errore di segnalazione probabilmente dal direttore di gara, il fallo è a favore della Lodi. Compagno in posizione bassa, ora lascia Nahera, davanti a sé a Cairo, circolazione, ora intercettata da Paghi con una palla un po' insidiosa, Paghi va da Cairo, De Oro, De Oro, De Oro, ancora il Tonci che mantiene il possesso, Saavedra che lo perde. E ora è Paghi che è inseguito da Faccin a pulire dalla difesa, errore di De Oro, Faccin comunque riesce a portargli via la palla. E conquista il possesso per il Lodi con stazione che ora viene a svilupparsi da dietro la porta di Fongaro. Nahera, Antonioni, corre il cronometro, siamo a metà del secondo tempo. Grosseto cerca di difendere con compattezza sugli attacchi del Lodi, chiudendosi tutto davanti alla propria area. Saavedra si allunga la pallina, va giù sul tocco di compagno e Cairo guadagna una punizione, spezza un po' l'inerzia che vede il Grosseto attento in difesa ma non riesce poi a prodursi in fase offensiva. Allora ottavo fallo commesso da Lodi e il Grosseto ora prova a imbastire una manovra. Cairo la girata, la parata sull'esterno della porta, vediamo la pallina che schizza sull'esterno della porta a difesa da Porchera. Lodi prova a correre, la recuperano con rapidità le posizioni i difensori del Grosseto, allora entra in campo Giovannetti dalla
panchina del Lodi. 15 secondi per i giallorossi per inventare qualcosa. Sono tuttavia avanti di due gol, quindi non hanno necessità di forzare. E va by Nahera a realizzare. Ancora sul palo lungo. La pallina entra in porta, rimbalza ed esce fuori, ma azione ancora una volta personale a tagliare dall'esterno. Colpo proprio a fil di palo. Nahera realizza il sesto gol di serata, quindi doppia il punteggio del Grosseto. Tornato in campo anche Sigliero, si distende il Lodi, va a realizzare Giovannetti, settimo gol del Lodi, battuto Fongaro sul secondo palo, 7-3. Gol di Giovannetti. Cioè, quindi va a scrivere il suo nome tra i marcatori di serata. De Oro poi la girata di Sigliero, ancora compagno. E ora due gol a stretto giro, prende il largo il Lodi. De Oro, una rubata, Saavedra prova a servire Sigliero, buona la lettura di Giovanni. Tre passaggi, arriva dalla parte opposta. Intervento rischioso quello di Fongaro, che si è gettato praticamente sui piedi dell'attaccante dell'Odio. È riuscito a evitare l'ottavo gol di serata, ha rischiato qualcosina dal punto di vista disciplinare. La girata di De Oro, la parata alta con la mano di Porchera. Cambia la panchina del Grosseto, tanto col risultato praticamente in cassaforte per il Lodi. Paghi si appoggia su Baragan. Baragan ne supera uno, poi si accentra, lascia De Oro. De Oro al centro, chiude compagno. Poi si disimpegna andando a cercare Faccin. Faccin era in corso da due giocatori, chiuso nell'angolo, si libera della palla, c'è spazio per compagno che si porta dietro la porta. Interviene il Sigliero che riconquista la palla. Sigliero con l'alzo e schiaccia. Va a realizzare il gol primo di serata personale, è il quarto per il Grosseto. Un'azione del tutto personale, quella di Sigliero, che comunque è riuscito a sorprendere il Riccardo Porchera, il portiere che fa le veci
in questa fase di gara di Grimold. Time out chiesto da Massimo Mariotti, va là con la lavagnetta, vediamo quali saranno le indicazioni del tecnico grossetano. Più tre per il Lodi, che continua a macinare ogni azione con grande pericolosità. Vediamo quali sono i parziali degli altri campi. Continua il momento difficile del Sandrigo, che sta, ora mi viene dato anche il finale con la vittoria del Giovinazzo sul campo del Sandrigo per 6-4. Vediamo dal risultato finale, ancora vediamo l'ultimo aggiornamento. E il Monza che sta battendo 3-1 il Follonica. Due gol di vantaggio a 5 minuti dalla fine per il Monza sul Follonica. Parità fra Viareggio e Montebello a metà del secondo tempo. I risultati in contemporanea, mentre il Trissino affronterà il Forte dei Marmi in quella che è il big match di giornata, che si disputerà domani alle 18, e ci sarà la sfida fra le due squadre più quotate di questa Serie A, pronte sulle loro orme il Lodi e anche il Folloni. Folloni che stasera è sotto 3-1 a Monza a 5 minuti dal termine. Quindi il Lodi, se non vuole farsi sfuggire questa sera l'opportunità di tallonare da vicino le prime della classe. Otto minuti al termine, Lodi in controllo con tre gol di vantaggio qua a Grosseto. Continuano a citare i tifosi del Lodi, entusiasti della capacità realizzativa questa sera della formazione giallorossa. Nadini prova a innescare Giovannetti, che poi però torna sui passi rapidi, questi scambi con la conclusione poi tentata da Faccini. Grosseto è riuscito nel secondo tempo ad arginare gli attacchi semplicemente chiudendosi a Riccio, che non tenta neanche di andare in pressione sulla ragnatela di passaggi della formazione giallorossa. E comincia il Lodi, a prova ad alzare un po' il baricentro la formazione di casa. Intanto c'è i 5 secondi fischiati, quindi col recupero del possesso il Grosseto. C'è un altro time out a stretto giro, che ho chiamato da Bresciani. Quindi a distanza di un minuto nemmeno di gioco effettivo l'uno dall'altro. Time out chiamato dalla panchina del Lodi. Lodi ha 3 gol di vantaggio, ne aveva 4 prima della rete di Siliero. Ora andiamo a vedere, che ha fatto praticamente tutto da solo questa alzata e questa schiacciata. Ha accorciato battendo Porchera, l'ultima rete realizzata in questo secondo tempo. Guardiamo Lodi privo di Valentin Grimalt in porta.
cartellino rosso per il portiere del Lodi, un episodio con De Oro. Allontana la portiera, recupera De Oro. De Oro che prova ad accentrarsi, raddoppio. Punto di battuta, Barragan offre per Siliero e non consentita la battuta rapida. Nono fallo per il Lodi che termina il bonus. De Oro si fa rubare palla, poi compagno. Cartellino blu per Fongaro sull'allungo di compagno. Gli resta con un uomo in meno il Grosseto. E allora nella serata dei secondi portieri fa ingresso in campo Gabriele Irace. E avrà bisogno di qualche istante per prepararsi. Richiamato in panchina Siliero. Sul fallo di Fongaro, la rapida ripartenza di compagno che è già sul punto di battuta. Ed ecco inquadrato da Beatrice Uvelli l'ingresso del numero 44, Gabriele Irace. Nuovo rigore, questa volta per compagno. Si oppone Irace, che riesce a respingere anche sulla ribattuta. Power play per il Lodi, quindi giocatore in più, 2 minuti di superiorità. Vediamo se va alla conclusione, cercando di forzare i tempi. Intanto recupera momentaneamente la pallina il Grosseto con De Oro, che poi allunga la squadra. È uscito anche Barragan, conclusione vincente. Allora, tutto libero, c'era spazio, ampio spazio per il gol di Nadini, era completamente da solo. Ha cercato di a recuperare palla alta il Grosseto. Resta in porta Irace. Paghi dalla distanza. Quindi 9 i gol del Lodi. Non ha rete segnata da 8 i gol del Lodi, avete segnato da Nadini, 9 sono i falli di squadra, quindi resta col bonus esaurito la formazione di Bresciani che è il controllo dell'incontro. Continua ad attaccare. Adesso col Grosseto che difende in parità numerica. Dieci secondi per la conclusione. Faccin va sull'esterno della rete. Irace non si avvede. Si è perso Faccin che va a realizzare il 9° gol, che Irace
si è girato dall'altra parte, la pallina era contro la rete, recuperata da Faccin. Maccabindu in campo. Baragan e non inquadra la porta dopo un bello slalom. La discesa di Baragan per vie centrali. Ancora il Lodi con 20 secondi da giocare. Ultimi minuti di gara, intercetto dalla difesa, sale Saavedra, vediamo in uno contro uno se riesce a avere la meglio, va a terra Barragan e poi ha cercato Khabibu la girata, non trovando la porta, difesa da Porchera. Cambia a due con il gol dopo la rapida azione, arriva alla rete di Nadini, decimo gol del Lodi, 10-4 Nadini. Torna in campo Fongaro a difendere la rete del Grosseto. Saavedra dietro la porta, osserva i compagni, due giocatori a tentare di smarcarsi, va a largo per Paghi. La pallina lanciata alta oltre le recinzioni, termina fuori dal campo. C'è stata però una deviazione perché la rimessa è a favore del Grosseto. Khabibu mantiene il possesso, girata a cercare Cairo. Un'infrazione offensiva che consente a Lodi di ripartire, siamo oramai nelle battute finali, 3 minuti da giocare. Lodi ha preso il largo. Oramai da metà del secondo tempo. Difficoltà in questo recupero da parte del Grosseto, che poi riesce con Cairo, la palla allontanata, poi il palo di Khabibu. Palo colpito da Khabibu, la Porchera che era intervenuto nel primo momento, poi a porta sguarnita. Khabibu trova soltanto il palo, ancora Porchera che chiude lo specchio, passaggio per Khabibu, ancora il tentativo del numero 29 del Grosseto. Esce ora Fernandez, è chiuso da Paghi. Paghi si appoggia su Saavedra, difficoltà a uscire dalla difesa, pressing offensivo, Nahera. E non riesce nel tentativo di addomesticarsi la palla Fernandez. Ha avuto una buona opportunità il numero 9, si era trovato libero al limite dell'area. Manca al tabellone dei marcatori quello di Fernandes, compagno con 4 gol, la fa da padrone.
Ultimo minuto di gioco. Saavedra al centro a cercare Cairo. Un po' demotivati anche i giocatori del Grosseto. Palo in uscita di Fongaro, centrato da Nadini. Cairo si appoggia ancora sul capitano Saavedra. Ancora contro il palo esterno, ora Cairo prova a scartare Nadini che si appoggia per una rapida ripartenza 2 contro 2. Nahera al limite, ostacolato da Cairo. Cairo Saavedra, Saavedra mantiene il possesso per un istante. Tre secondi al termine, vediamo se ci sarà tempo per riprendere il risultato di Lodi 10, Grosseto 4, 11ª giornata di campionato, metta affermazione del Lodi che va a complimentarsi col proprio portiere di riserva Riccardo Porchera, che ha giocato la maggior parte dell'incontro. Andiamo rapidamente quindi al riepilogo delle marcature. Le 10 reti realizzate da Lodi, la maggior parte nel secondo tempo, ma protagonista della prima parte dell'incontro è stato Francesco Compagno, che ha realizzato 4 gol, esattamente 4 delle prime 5 marcature del Lodi. Le doppiette di Faccin e Nadini sono arrivate solo nel secondo tempo, hanno iscritto il loro nome tra i marcatori anche Nahera e Giovannetti. L'incontro si era aperto con la rete di De Oro su rigore. Per quanto riguarda il Grosseto, le reti di Saavedra, di Cairo e di Sigliero. Una serata storta e cominciata anche abbastanza nervosamente. Si scambiano il saluto al centro del campo i giocatori. Quindi si chiude così il 2024 per il Grosseto. Per quanto riguarda le gare interne, questa sconfitta per 10-4, formazione maremmana sarà impegnata a Forte dei Marmi in chiusura di 2024. Noi torneremo a raccontare il campionato qua a Grosseto il 4 di gennaio nella gara con il Novara. Classifica quindi con il Lodi che attualmente sopravanza il Forte dei Marmi in attesa dello scontro fra Trissino e Forte dei Marmi che si disputerà domani. 25 punti, resta a quota 14 il Grosseto, che però viene agganciato dal Monza che ha battuto il Follonica nella gara che si è disputata questa sera in contemporanea a Monza. Allora, con il saluto dei giocatori del Grosseto, salutiamo anche noi da pista Mario Parri. Noi ci rivediamo nel 2025, quindi un saluto, auguri di buone feste a tutti quanti i nostri ascoltatori. Da Fabio Lubrani questa sera è tutto, ringraziamento doveroso per Beatrice Uvelli alle riprese e un grazie anche a Valentina Nesi per l'aiuto regia, per le sovrimpressioni e la grafica. Per questa sera è tutto, una buonanotte.